parola per 20 minuti, grazie. 20 minuti, ah, 5 minuti ho guadagnato. Bene, grazie. Intanto ringrazio per l'invito. Oggi mi hanno chiesto di parlare di uno dei miei prodotti. Ovviamente noi come azienda facciamo tanti prodotti, qualcuno forse già ci conosce, qualcun altro no. Di uno dei miei prodotti che è relativo ai Wi-Fi reati, quindi parliamo delle fondamenta sostanzialmente. Vado avanti veloce perché i 20 minuti sembrano tanti, ma non lo sono. Ecco, parliamo degli elementi dei Wi-Fi reati. Credo che tutti conoscano questo elemento qui, ormai sono più di 20 anni che è nel mercato, è il Wi-Fi reato. Perché nasce il Wi-Fi reato? Nasce per mitigare la presenza del radon all'interno dei fabbricati, perché nasce in Friuli, noi siamo in Friuli. In Friuli abbiamo la base di Aviano, la base americana, è tutta sottoterra, dicono che abbiano anche qualche decina di bombe atomiche, e sottoterra hanno rilevato una forte presenza di gas radon, e l'ARPA se n'è occupata e ha preso coscienza del nostro territorio della presenza di questo gas qui, che ricordo è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo, no? E con lo studio fatto con il CRO di Aviano, che è un centro di ricerca di eccellenza sui tumori, è emerso che bisogna fare qualcosa perché le nostre abitazioni, i nostri fabbricati erano pieni zeppi di questo gas radon, che però essendo in odore, in colore, in sapore, nessuno lo conosceva, nessuno, e non era un problema, e non era un problema né per la politica né per nessuno. Però l'ARPA si è resa conto, e quindi circa una trentina d'anni fa è venuta fuori una normativa regionale, noi siamo regione autonoma con capacità legislativa, è venuta fuori una normativa regionale che ha detto sì, tutti i fabbricati dove stazionano delle persone, quindi uffici, negozi o abitazioni, devono avere un vespaio reato con almeno 20 cm di luce. Bene, il gas radon è un gas particolarmente, con una molecola particolarmente fine, che passa dappertutto. Adesso vado avanti, col radon più o meno è quello che ho detto, penetra diversi materiali, e quindi quello che il vespaio deve essere costituito da un qualcosa che abbia delle cellule chiuse, quindi o guaine impermeabili o nel nostro caso una plastica, un prodotto plastico. Noi usiamo polietilene e polipropilene sostanzialmente, e che ha cellule chiuse, 100% riciclato ovviamente. Noi nella nostra azienda, nei tempi d'oro fino al 2009, usavamo 30 tonnellate al giorno di materiale riciclato, infatti facevamo un manbascia di tutti i rifiuti di plastica, però attenzione, non quello urbano con la plastica incerta, ma con la plastica conosciuta, perché non si può buttare dentro di tutto. Perché attenzione, abbiamo delle plastiche, per esempio noi abbiamo bisogno del certificato REACH nelle nostre plastiche riciclate, cioè che determinano la provenienza. Abbiamo delle plastiche, soprattutto oggi, che vengono dalla Cina, per esempio, dove per fare determinati coloranti, mi viene in testa il colore giallo, usano ancora il piombo. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti. Fino a 40 anni fa anche i giocattoli dei nostri bambini qua in Italia erano con il piombo, quindi dobbiamo stare molto attenti. E il nostro, abbiamo questi certificati REACH che certificano, perché mettere in casa un qualcosa che non va bene, non va bene. Ecco. Quindi abbiamo questi prodotti qui a cellule chiuse. Il nostro è quello caratterizzato dal cono centrale. Cono centrale che così quando ci monta il sopra gli operatori prima del getto non ballano e sostengono meglio, sono un po' più sicuri. Ma comunque è la nostra caratteristica, ci fa riconoscere. Queste sono le varie altezze disponibili, vado avanti veloce. Abbiamo nel tempo, circa 15 anni fa, depositato questo brevetto qui del beton stop per poter adattare a tutto. Ecco, questo era un sistema come si faceva prima del beton stop, si mettevano diverse cupolette, dopodiché si tagliava l'ultima, per invece con il beton stop non riusciamo a fare questo sistema qua, e quindi si getta il vespaio assieme alle fondazioni, e questo è un risparmio di tempo e di danaro anche, perché abbiamo
non serve far prima la fondazione, il perimetro, e poi fare l'interno, ma si getta come fosse una platea. Vado avanti, ovviamente noi diamo un servizio tecnico al cliente anche strutturale, facciamo i calcoli strutturali del vespaio, dei calcoli anche, calcoliamo il numero delle come vanno posizionate, eccetera. Perdonatemi se vado avanti veloce su questa cosa, perché volevo parlare dopo dell'isocupolis, che è quello per cui questo è un esempio. Poi abbiamo dei casseri che arriviamo fino a 2 metri e anche oltre, abbiamo fatto in Canada delle vasche alte 3 metri con questo tipo di cassero qui, ecco, questo qui, abbiamo chiamato Rialto. Questo è un lavoro, 110.000 metri quadri, questa è la scuola di carabinieri di Firenze, 110.000 metri quadri, qui abbiamo 1,60 m di altezza, il pavimento è stato sopraelevato di 1,60 m. È interessante questo sistema per risolvere, tipo invece il portinaio, no? L'Expo, il padiglione Italia e altri 8 padiglioni sotto hanno tutti il Rialto. Sono anche questo qui è quello del padiglione Italia, mi pare, è 1,20 m, si sono alzati di 1,20 m. Avevamo una paura boia, perché lì ci lavoravano di quelle maestranze che non si capiva ben di che provenienza erano, una paura boia. Infatti noi abbiamo scritto una lettera, una raccomandata, dicendo state attenti che sotto le spalle non nascondano qualcosa che magari fa scoppiare durante l'Expo. No, non si preoccupi, che controlliamo, che siamo ben consapevoli, perché cioè, è un vuoto quello che siamo. Questo piccolo aneddoto delle... Ecco, vasche recupero acque teoriche. Con questo sistema, quando si devono fare delle vasche di recupero acque meteoriche nelle abitazioni, anche di piccola superficie, non è obbligatorio, solo di grande, oppure nei fabbricati industriali dove c'è bisogno di vasche antincendio, normalmente come si fa? Le si fanno sottoterra, sotto i piazzali, perché non c'è spazio, no? E si scava a 2-3 metri di profondità, si fa un plateone di 40 cm di spessore, muri di 40-50 cm e sopra un solettone enorme, perché devono sostenere il camion e gli autotreni che ci devono passare sopra. Quindi abbiamo delle sollecitazioni molto importanti a questa struttura, e diventa un strutturone, non diventa una struttura, per fare una vasca. Con questo sistema invece abbiamo un appoggio ogni 56 cm, quindi ripartiamo il peso, e con una spesa che è circa un terzo, un quarto di quello che costerebbe una vasca, noi riusciamo a fare. Ecco, stiamo facendo in giro per il mondo vasche di questo tipo qua. No, ne abbiamo appena fatta una di 2 ettari a Toronto in Canada, ed è la prima. Un'altra la stanno facendo a New York per recuperare l'acqua piovana, anche lì la roba di 10.000 metri quadri, profonda 2,30 m, e anche qui in Italia abbiamo fatto diverse vasche di questo tipo qua. Ecco, questa è un esempio dell'uso del cupolo. Isole vegetative, questo è uno dell'ultimo brevetto che abbiamo depositato, si chiama Cupolex radici. Abbiamo fatto una fornitura di più di 2 milioni di euro sempre a Toronto in Canada, abbiamo un'azienda noi a Toronto, per quello che è. A destra e a sinistra stanno facendo 20 km di strada, quindi 40 km di marciapiede con questo sistema qua. È il rialto, quello che abbiamo visto prima, però prima di mettere le cupolette, che sono quelle verdi, buttano dentro la terra. Dopo mettono le cupolette, si fa il getto, e cosa succede? Succede che noi abbiamo un marciapiede portante quanto serve. Nel caso del Nord America, lì devono passare, i marciapiedi devono su strade vere e proprie, perché la normativa loro prevede che nei marciapiedi debbano passare le ambulanze e i vigili del fuoco, quindi devono essere larghi quanto serve e avere una portata di quanto serve. No? Quindi se poi ci mettete anche che ci piazzano un albero, quindi potete immaginare, sono cose larghe 4 metri, sono strade larghe, sono strade a tutti gli effetti. Ma cosa succede? Perché normalmente quando noi posizioniamo la terra, posizioniamo sopra il marciapiede, si pianta l'albero, l'albero fatica a radicare, perché trova tutta questa terra compatta, e poverino, fa fatica a trovare il suo terreno giusto per le radici. B, quando riesce a radicare, soprattutto determinati tipi di alberi, spaccano il cemento, lo buttano su, e quante volte abbiamo i marciapiedi. Qui invece, con questo sistema, noi abbiamo la terra che non viene compattata, viene compattata quanto serve, no? E l'albero ha la sua terra di radicazione compatta giusta, nella quantità giusta, no? Viene lasciato uno spazio d'aria di 10-15 cm fra la terra e il marciapiede, la struttura del marciapiede sopra,
Quindi le radici non muteranno, non stringeranno mai verso l'alto, la struttura marciapiede. Questa è una soluzione molto interessante. Qui in Italia la stanno valutando, però va sul nuovo, ovviamente, sull'esistente, ahimè, o si smonta via tutto, o altrimenti è un po' difficile farlo, anche se c'è un sistema per fare anche quello. Però anche questo qui è un veramente interessante. Ecco, benefici per l'albero è quello che ho appena detto, concettualmente molto intuitivo, no? Mi sembra. Però se avete delle... Ecco, io sono vegetative, questi qua sono alcuni esempi, ecco, vedete qua, questo qua è quello che sta facendo a Toronto, lì si vede la torre, ecco, 40 km, 20 km da una parte, 20 dall'altra, tutta la strada, ecco, invece. Fatto un bel lavoro. Bel lavoro, ecco, così si presenta una volta finito, no? Questi sono un esempio del cumulus radici. Bene, ma veniamo lì sul cumulus. Allora, questa qui è oramai banale parlare nel 2015 di dispersione energetica perché tutti sappiamo e quindi non mi dilungo, però l'ho messa questa qui ugualmente perché il 6% della dispersione energetica avviene attraverso le fondazioni. Io mi ricordo 10-15 anni fa quando dicevo a chi veniva alla nostra azienda, noi abbiamo un ufficio tecnico e facciamo consulenze ai progettisti, agli impresari, ai committenti, a chi ce lo richiede, no? E, quando gli dicevamo guardate devi suonare le fondazioni, cioè, soprattutto gli impresari ci guardavano come zombie, no? E pensavano, io credo che pensassero tutti passeggiati, ma di cosa stai parlando? Perché nessuno si rendeva conto che invece c'era una certa dispersione. Bene, ecco, Isolcuplex è un brevetto che abbiamo depositato nel 2012 e praticamente riprende il concetto delle cellule chiuse, la cupoletta verde che in realtà è nera, perché plastica riciclata, qui l'abbiamo messa verde per evidenziarla e dargli anche un effetto per il marketing. Ecco, la cupoletta verde è quella cellule chiuse che quindi assolve la normativa, diciamo così, riguardo all'evacuazione del gas rado. Dopodiché abbiamo fatto tutti quegli elementi lì che sono il polistirene espanso sinterizzato. Il polistirene espanso sinterizzato, noi abbiamo fatto l'LSI, lo sentivo prima che si parlava di questo, abbiamo fatto l'LSI anche con l'MIT a Boston, con l'architetto di Boston, e il polistirene espanso sinterizzato, tenete presente, che ha il 98% di aria e il 2% di materia prima, tant'è che con 30 o 30 anche 25 kg al metro cubo di materia prima noi facciamo un metro cubo con 25 kg, che è poco. Allora se noi prendiamo il chilo e l'euro, il consumo energetico dell'LSI, il consumo energetico a chilo, ma qui dobbiamo parlare a resa, quindi a quantità. E in questo momento qua nel mercato l'EPS rispetto qualità, prezzo e impronta ambientale, l'EPS è il migliore di tutti, soprattutto se ragioniamo in termini di 30 o 40 anni, perché l'EPS compartimentato non ha bisogno di alcuna manutenzione, non è attaccabile né da batteri né da bestioline grandi né piccole. L'unico nemico di questo materiale qui sono i raggi ultravioletti, quindi va tenuto compartimentato, intonacato, chiuso, non deve assolutamente ricevere la luce, neanche in ombra. Dio, in ombra viene mitigato, però se noi vediamo che duri 30, 40, 50, 60 anni o anche più, no? Ecco, questo è. Non è destinato né a marcire né niente, pertanto ha porta dietro meno problematiche. Ci sono quindi in questo caso qua con l'isolcupolex in quel luogo lì è il materiale direi per eccellenza, per, se noi puntiamo anche alla durata, perché attenzione che durata vuol dire benessere ambientale. Ecco, come funziona? Praticamente il vespaio ai vuoti sotto, ecco, è formato da diversi particolari, ovviamente li abbiamo pensati tutti per eliminare qualsiasi ponte termico, ma vado nel succo. Ecco, questo era il pacchetto tradizionale, allora questo qui è il pacchetto tradizionale, noi abbiamo
il vespaio areato sotto quello verde, poi ci si fa la cappa in calcestruzzo che normalmente è a 4-5 cm, parliamo di abitazioni o quel che serve, poi si posizionano gli impianti, e quindi impianto pavimento, riscaldamento pavimento o altri impianti, anche se gli impianti riscaldamento pavimento nelle case a consumo quasi zero, attenzione, perché impianti di riscaldamento con alta inerzia termica non vanno troppo bene, comunque non è questo il mio argomento, però si posizionano gli impianti, si fa l'isocal normalmente, ok, il calcestruzzo alleggerito, poi si posiziona l'isolamento, normalmente lo styrodur da 10-12 cm o quel che il progettista ritiene, quindi la cappa di allettamento per il pavimento. Con l'isolcupolex invece noi abbiamo quella parte verde è la parte in plastica, la parte azzurra è l'isolamento, questo qui che gira intorno anche sotto il piede, la parte arancione è sempre l'isolamento e poi il calcestruzzo. Con una cappa sola noi riusciamo a fare, poi posizioniamo gli impianti, quindi un altro malta di allettamento o isopor o quant'altro, possiamo posizionarci in pavimento. Nei fabbricati dove l'impresa è un'impresa di cui ci si può fidare, si può pretendere anche che mettano gli impianti nella prima cappa. Cioè c'è la possibilità anche di far quello. Noi, io ho un'impresa, infatti sono il presidente di costruttori dell'Ance del Friuli Venezia Giulia, nella mia impresa noi facciamo solo una cappa. Comunque anche facendo con due cappe così abbiamo un risparmio economico di spazio, se questo dovesse essere necessario, ma soprattutto abbiamo, adesso dovrebbe essere qui avanti, ecco, abbiamo questi plus qui. L'isolamento è disposto verso la parte fredda. Io credo che oramai sia risaputo che quanto più possibile l'isolamento bisogna metterlo verso la parte fredda e non verso la parte calda. Isolare all'interno lo si deve fare solo e quando non è possibile farlo all'esterno, no? Ma perché questo? Perché il Glaser, il diagramma di Glaser, che è quel calcolo grafico che ci permette di individuare i punti di condensazione all'interno delle strutture, e si vede che se noi vogliamo che il punto di condensa vada verso l'esterno, dobbiamo portare l'isolamento verso la parte fredda. In questo caso qua noi abbiamo portato l'isolamento vicinissimo alle cupole prima del getto verso la parte fredda. La caldana interna, che a quel punto diventa interna e non va sotto l'isolamento, come nel sistema tradizionale, la caldana interna funge da accumulatore energetico. Anche qui, giusto un piccolo accenno, quando la caldana si riscalda, poniamo il caso a 22 gradi centigradi la temperatura che abbiamo all'interno, questa qui fa da volano termico e aiuta a mantenere costante la temperatura negli ambienti interni. Perché attenzione, nella nostra azienda noi non vendiamo risparmio energetico, quando ci chiedono, no, noi vendiamo comfort. Tutti i nostri, oggi noi, qui parlo di uno dei prodotti, però la nostra azienda spazia, abbiamo tutto l'involucro, escluso i serramenti, gli impianti, le rifiniture, noi facciamo tutto l'involucro. Ecco, noi puntiamo al comfort. Chi abita nei fabbricati da noi costruiti si accorge di questo, difatti ogni volta che costruiamo o che costruiscono una casa come diciamo noi con i nostri prodotti, noi creiamo sempre dei nuovi stakeholder che dopo ci aiutano a vendere quella miglior pubblicità che riusciamo a farci. Quindi tutti questi particolari servono a raggiungere il comfort. Attenzione, anche i punti termici, noi con i nostri prodotti abbiamo risolto anche il punto termico per il cambio di direzione, cioè che sono particolari che bisogna essere maniacali per gestirli. Però quando noi andiamo, non dico progettare case passive, che quelli sono esempi di abitazioni, le abbiamo fatte diverse, noi Passive House Institute usa spesso i nostri prodotti e con loro collaboriamo, anzi per calcolare l'isolcupolex qui sono stati loro che ci hanno dato una mano,
ma non dico per arrivare alle case passive, ma alle case che vengono richieste oggi e soprattutto quelle del futuro, attenzione che la gestione dei particolari è quella che farà la differenza. E bisogna essere maniacali, quindi questa cosa qui, se una volta, oh, sì, insomma, ne va ben lo stesso, oggi in queste, nei fabbricati che noi pretendiamo di fare non vanno più. E credo di, vabbè, qua prestazioni termiche, non mi dilungo perché infatti è un'altra di fede, adesso se vi serve. Quindi non ha poi anche l'umidità, l'eventuale umidità di risalita, come fermiamo il rado, fermiamo anche l'umidità. Consumi di calcestruzzo, che lasciamo perdere per adesso, dimensioni più frequenti, questi abbiamo anche qui, se vi serve noi vi possiamo dire quale armatura mettere, quanto in funzione del peso, del sovraccarico, eccetera, eccetera. Sicuro solido, è facile da posare, alcuni piccoli esempi. Ecco, io credo di aver finito, ringrazio, spero di essere stato nel quarto d'ora. Vi ringrazio.